Mi raccomando, la temperatura del forno non deve essere né troppo alta né troppo bassa. Perché Perché? la temperatura del forno è fondamentale. E perché? Perché se non rispetti la temperatura del forno, te butti via tutto, Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina, anzi, nella nostra cucina. Ciao! Prima di partire con la ricetta di oggi, volevo ringraziare i nuovi iscritti e per chi non l'ha ancora fatto, Iscriversi al canale, lasciate un like e e commentate se vi piacciono le ricette. Ora vediamo insieme la ricetta di oggi, sono i pizzoccheri della Valtellina. Andiamo a vedere insieme i passaggi per realizzarla insieme. Ora andiamo a vedere insieme gli ingredienti per la ricetta. gambe di coste, Sono circa 180 grammi, però possiamo usare anche la verza. 100 burro, grammi. due tipi di formaggio. Sono due formaggi semigrassi. Noi abbiamo usato 90 grammi di pizzoccheria e 90 grammi di casera. Una patata media, aglio, Uno spicchio. grana. Quanto basta? Per prima cosa mettiamo sul fuoco una padella di acqua salata e prendiamo il nostro burro e lo spicchio d'aglio e lo mettiamo a sciogliersi. È arrivata anche Martina ad aiutarci nella ricetta. Ciao. Mettiamo lo spicchio d'aglio nella padella, aggiungiamo il burro. Bravissima. Ok. E lo portiamo sul fuoco a sciogliersi. Tagliamo la patata a cubetti, non troppo piccoli. Mettiamoli da parte. Ora la mamma taglia le coste. Appena l'acqua bolle, aggiungiamo le verdure. Ora lasciamo cuocere per 5 minuti. Ci rivediamo tra poco. Sono passati 5 minuti e ora buttiamo i nostri pizzoccheri, che lasceremo cuocere per 12 minuti. Ovviamente poi vanno assaggiati. Assaggiamo se i nostri pizzoccheri sono cotti. Sono cotti e andiamo a scolare. Ora aggiungiamo nella pentola un filo d'olio e iniziamo a comporre il piatto. Abbiamo preso una teglia da forno e ora aggiungiamo i nostri pizzoccheri componendo la teglia a strati. Mettiamo un po' di pizzoccheri. Grana. Formaggio. Il nostro burro fuso. Attenzione che non coli l'aglio. Potete anche toglierlo prima. Facciamo il secondo strato. Grana. Formaggio. E burro.
La nostra teglia è pronta e ora andrà in forno. Il tempo di far sciogliere i formaggi, quindi una decina di minuti, anche meno, dipende dal vostro forno. Ovviamente preriscaldato, ventilato, 180 gradi. Andiamo in forno. Mi raccomando, la temperatura del forno non deve essere né troppo alta né troppo bassa. Perché? Perché la temperatura del forno è fondamentale. E perché? Perché se non rispetti la temperatura del forno, te butti via tutto, Ecco i nostri pizzoccheri appena sfornati. Ora procediamo all'assaggio. Com'è, Franci? Sono buonissimi. Mi raccomando, rifateli con questa ricetta, sono buonissimi. Ciao a tutti e alla prossima ricetta. Ciao. Aspetta, fammi finire.